gioco forse serve prima di qualche boss. Forse prima di qualche boss drago. Via. Scusate, ragazzi. Obiettivamente questa cosa è scorretta. Del drago. Obiettivamente questo ha fatto schifo, ragazzi. Potete dirmi che sono stato un maiale. Io vi risponderò così. Ah, ma è l'inizio gioco, tipo. Questo non serviva, tipo, per resettare le stats? Non mi ricordo più. Dove cazzo sta? Bro, non c'è più. Unlucky. Salve. Vabbè, mi sembra servisse per le stat. Che poi però io devo tenere conto di una roba. Bro, ma dove cazzo siamo che non c'è il cielo? Ovvero... Che Ocelot era prima di sto posto. Sta a vedere che si rincarna Seth Leon. Porco dio. Bruttissimi suo. Bro, bruttissima zona questa, No. Ma perché peso un botto? Ah, vaffanculo la torcia. Vaffanculo, tolgo i bracciali, zi, perché... Allora, lì si può andare dritti. C'è un bivio. Scrivere bivio. Così mi ricordo l'altra strada. Ma dove cazzo siamo? Ma non muoiono? Non li sciotto? Ma faccio ca... Però fanno l'effetto chiodo piantato per terra, quindi è tanta roba per i combattimenti. Dio Bondrol. Oh, ti prego, dammi la Kaido, mani. Madonna, che forte che è la combo. Non fare un cazzo, coglione. Pessima tempra, ragazzi. C'ho uno di tempra io. Mi serve infinita più tempra. Anello dell'Estus. Cinereo. Ah, vabbè. La regina Illotric ricevette in dono e lo fece costruire al cimitero delle tombe. Sì, con una fiamma assopita lo potesse un giorno trovare e utilizzare. Cazzo. Questo fu affidato a una guardiana del fuoco, ma purtroppo non lo trovo mai. Non trovo mai il proprio campione. Il dramma che ne divorò divenne una delle favole preferite dal popolo. Ma parlano di me. Oh, Poli, Poli, Poli. Cioè, parlano di me. Loro vogliono. Cioè, la regina di Lothric, cioè quella che secondo me è Gwendolyn. Guinevere, insomma, la tizia, la mega tette, voleva che io trovassi questo. Ci sta a provare? Ci sta provando, eh? Comunque io assumo che lei sia momentaneamente la moglie di Osse. Vabbè, di quello che abbiamo ucciso poco fa. Okay, non c'è nessun bivio perché l'altra strada l'abbiamo fatta. In realtà ci sono ben tre vie. Comunque, raga, è un cimitero da dove io sono nato, questo. Oh, Poli, Poli, Poli. Ragazzi, ma è la stessa zona iniziale. Ma è la stessa zona iniziale.
Ma porco Dio. Non è proprio uguale, però è molto simile. E ci sta, è un cimitero delle fiamme subite. Perché mi ci fanno andare come posto segreto post... Boh, ragazzo, però te stai veramente inviperito con il pianeta, eh. Perché mi ci fanno andare post... Oh oh. Ok, loro sono molto meno oh oh del previsto. In realtà no, è un altro cimitero simile a... delle fiamme... Sono incastrato, raga, sono completamente incastrato. Totalmente incastrato ero. Oh, veramente, totalmente incastrato ovunque mi girassi. Stavo con le spalle al muro e due cani che mi mettevano un cazzo in testa. MS, grazie mille per il terzo, bentornato. Grazie MS, un bacio enorme, amore mio, thank you so much. E grazie a Olomir per il terzo mese. Bentornato Olo, grazie mille. Se qualcuno vuole abbonarsi, parte un sivalletto di gruppo, ragazzi. A parte gli scherzo, se qualcuno vuole abbonarsi, parte una fantastica hype train, in modo tale che poi chi è su YouTube dice no, ma che palle l'alert dell'hype train. Sibaritico. Che mi piace molto sibaritico ultimamente, la sto usando spesso. Comunque, io sono dell'idea che siamo nella zona iniziale. Cioè, qui si va giù, sì, vedi. Sì, è la zona iniziale. Annuncio ritardo. Il treno dell'hype arriverà in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo sì, per il disagio e per il ritardo. Di là c'è Ghiaccioman e di qua c'è il giudice della plebaglia. Mi rotto il cazzo, coglione. Ma che muri su da... E là c'è Ghiaccioman. Là c'è Ghiaccioman. Minchia, ma devo uccidere un altro giudice? Porco Dio, il giudice della morte! Tipo se sei meritevole di morire. No, è una roba più greca questa. Io qua ho avuto i primi scatti, sì sì. E qua c'è Ghiaccioman. È più... No... Sì sì, là in fondo c'è Ghiaccioman. Certo. Lì sopra ci si può andare. Eccolo là. Ah. Ok, un po' diversa effettivamente, ma... Ah, regà! Allora, non è... Oh mio Dio, fanno l'effetto Bone Wheel questi? Non è proprio la stessa zona. Madonna puttana, però, ragazzo. Ma regà, ma sei matto te? Oh, raga. Tocca fa come inizio gioco, eh. Non ammazzerò due cristiani per niente. E mi sa proprio che... li ammazzerei per niente. Via. Due ghiacciomen da uccidere che mi danno come ricompensa scaglia di orco. Ma questo? Non c'era poco fa. Au! Aiu! Ma sono resilientissimi, cioè... Ma quanto era forte Piromante se io questa gente la shottavo? Cioè, porta pazienza. E qua c'è il giudice. Vabbè, mi scrivo i due ghiacciomen da uccidere, ma... Comunque sta zona mi intriga tanto. Un cimitero senza cielo. Dove cazzo siamo? Il tutto vicino alla via del drago e dietro a... Forse è... Forse è tipo un'illusione ed è per questo che Oseiros è impazzito? Non riesco a capire, ragazzi. Spero che non ci sia un altro giudice da uccidere perché non c'ho le fireball, eh.
È tutto strano qua. È tutto così strano, Dio buono. Cioè, perché adesso i nemici sono diventati di nuovo deboli? Ma quelli di inizio gioco, bro. Cioè, hanno 2 HP in croce. Ho capito. Ci posso credere? Ah no, sono vivo. Godo. Che culo. Dun! Dio buono. Ah, ecco perché faccio cala merda. A posto. Oddio, ma perché tu tanchi invece? Tu sei un killer soporifero. Basta! Madonna, che due coglioni! Sta arma non è molto buona per nemici tanti e come questi, eh. Qua sotto tipo c'era il lupo, mi sembra. C'era una reward qua sotto. E qui invece non c'è. Grazie mille, le Sword Bearer, per i 20, eh. Parte pure secondo diviso il Prime? Sì, sempre. Il treno, sì. Grazie, caro. E grazie a Olomir ancora per il terzo. Oh, là. Una campana. E anche a Lord per la gift. Ciao, Lord. Stavo per fare un backstab, boh. Aia. Ok, ora. E qua ci sarebbe Gundyr. Oh, porco Dio. E questo è un problema, obiettivamente. Dai, sì. Cambia idea. L'abbiamo già fatto, hai già perso. Lo sai come andrà. Sapete qual è il fatto? Che stavolta non è morto, mi sa. Non ci vedo alcuna spada che lo sta... gli sta trapanando l'ano. Cavalieri neri che vagano per il mondo usato contro la lotta con i demoni del caos. Attacco speciale, questo vaccino sbilancia pesante. Vabbè. Non c'ha la spada infilzata nel petto stavolta. Dio, ok, 10 volte più incazzato, bro. Sì, sì, bro. Sì, sì, lui è inviperitissimo. Certo, non lo fa vedere. Dio buono, il campione è diventato, mo. Eccoci qui, eccoci qua. Oh, madonna. E io non capisco perché... Ma che è sto calcione? Che è meno forte del previsto, dai. Il problema è quando si inabisserà. Non mi tiri il calcio in bocca, coglione. Presa? Shum. Opla. Beh, non si inabissa. Qua non c'è l'abisso, dai. Qua sotto non c'è l'abisso. Stupenda mossa, caro. Non inabissirti. Non ce l'hai l'abisso, te, qua. Oh, porco Dio. È peggio. Oddio, è peggio. Oddio, no, non tira fuori l'abisso, bro. No, l'abisso, tira fuori l'abisso, bro. No, è meglio l'abisso, secondo me, eh. Morirò sempre. Però scoutiamo le mosse. Oh, si incazza come un mostro, eh. Vabbè, t'ho ammazzato una volta, rompe il cazzo. Non tirare calcio! È molto più semplice del previsto, eh. È molto più easy del previsto. Basta rushare sti nemici che mi hanno bruciato 10 pozze. Dai, si fa, sto try si fa.
si fa, dai, si fa. Ma io non, io a me non me ne frega un cazzo che si faccia, perché secondo me lo facciamo questo tra il prossimo. Ma perché? Che cos'è sto posto? Cioè, perché sto però lui non è il giudice stavolta, no? Mi confermate che il primo Gundyr, chiamiamolo così, muoio adesso, sai, forse. Mi confermate che il primo Gundyr si chiamava il giudice, per favore? Perché adesso è un campione? Ma che significa? Bene. Questa cosa non ha senso. Cazzo che lascio lì le anime, coglioni! Poi è proprio diverso, forse divento un giudice dopo. Ma quindi là c'è il santuario dell'altare del fuoco? Che cazzo c'è lì? Zio, adesso ti ammazzo solo perché voglio sapere cosa c'è dietro là. Non me ne frega un cazzo di te. Inabissati tutto, mangia l'MD anche, coglione. Svegliati! Devo scoprire informazioni di fuoco! Perché ho ucciso Orbrek, coglione? Non lo so neanche io perché l'ho ucciso. Eppure serviva! Era utile alla scopo, alla causa! Togli benzina! Avvelenati, coglione! Spegni... accendi occhi! Accendi occhi! Stupido! Accendi occhi! Porco mio! È brutto, brutto! Accendi occhi! Accendi occhi! Ma non ti colpisco neanche, ma non mi fai cacare la merda! Porco Dio, a lui non si fa tanti problemi. Accendere occhi! E io accendo occhi, te? Sto morendo di caduta. Non fare mosse azzardate, potresti pentirtene, capo. Tu sai chi sono? Sono il cazzo di pa... No, cazzotto, non ci sto. No, non ci sto, appugnina. No, 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 questa è un affronto alla mia persona. Io volevo ma devo allungare il gioco perché più dura più faccio spettatori, sub, visualizzazioni, follower e contenuto. Te adesso mori, zio, non me ne frega un cazzo di niente. Non ti permetterò di uccidermi a pugni. Ci sto ad asce, a calci, a gambe, zanti, ma... No, 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 no. Brodo, loro non si allunga, allora. Tu hai deciso la morte. Hai varcato il confine. E verrai squartato. Dal Papa. Sto cercando di farmi un'idea di perché siamo qua e di che cosa facciamo qua, ma non mi viene in mente nulla. Poi sta roba è collegata alla via del drago. Che vuol dire? È per questo che è diventato matto? Boh. Venire qua, dai. Guarda, prendo le anime, ci sono su... Prendo le anime, ci sono subito. Tutto per te, capo. Bene, come vogliamo farla? Tirare calcio. Questa mossa che lui fa è molto molto bella, comunque. Che lui colpisce e poi... Cioè che lui tira, anche quando tira indietro lascia fa danno, è molto figa. Si può copiare, lo sappiate. Questo attacco però io dovrei imparare a rendermi conto di essere un coglione. Comunque lui è proprio manesco, eh. Merda che roll che ho tirato. Ma poi il campione di chi? Chi ti ha dato il titolo di campione? Lo sei dato da solo? Stupido! Eh? Hai fatto un censimento? Porco Dio! Non uccidermi ora! Ehi là! Minchia, Johnny! Eccolo! Versione Xena è questa, eh? No, il cazzotto te lo devi mettere nel culo, capo. Non ti permetterò di tirarmi i cazzotti. Cioè, è rispettoso. Tira un pugno a un papa. Oh mio Dio, questa è brutta, mi sa, eh. Già. Brutta, brutta. Questa è brutta, brutta. Farsi prendere questa qua, brutta, brutta. Poi che... Fa molto ridere. Papa che bestemmia. Ti uccide due volte. Io mi incazzerei, effettivamente. Però...
Grazie mille, non sono per i 7 mesi. Non sono G. Non sei G cosa? Non sei G cosa? Eh? Non sono G cosa? E grazie, caro, un bacione enorme. Non sono? Non sono G? Sono Gu. Non sono un Gudice. Non sono Gundir. Non capisco, Delucidami. Delucidaci. Cos'è la Seal? Soli Iron Molly? Capo, mi dai un istante, veramente. No, tu non puoi comprendere. Tu non puoi comprendere che cosa hai fatto. Tu mi hai colpito prima di prendere le anime. Il duello non è iniziato. Io non mi sono seduto. Io non mi sono inchinato. Sai cosa ti direbbe Sawaku? Si va a letto. Non so se lo direbbe, però... Tira calcio. Sistemo le cuffie mentre tu decidi da farsi, Ma sei matto, dai! Opa! Dio cane! Sti cazzi, porco dios! È bastarda però, fa la finta il capo, Ma ha ficcato nel culo il piede. Bastardo! Comunque è molto più forte qua, secondo me, che all'inizio, Tu dici, vabbè, ma ti è normale, stai a fine gioco. No, dai, non dirmi che sto a fine gioco, per favore. Xina! Allora, il giorno in cui non mi farò colpire da questa cosa, secondo me è il giorno in cui io lo batto. Pazzo, pazzo, pazzo! Morto. Allora, te mi dirà. Che è sta roba? Cos'era quella cosa lì? Raga, non riesco a trovare il momento di usare una pozione. Ok, l'ho trovato. Però... Ok, ci sono. Te? Viperatissimo, 10 per... Ma è un teleport quella cosa lì! No, sì, non è vero! Ragazzi, no, adesso, bene tutto, Ma stavo a 12 km e un quarto, da lui! Ma poi che fa? Non posso neanche alzarmi, che già mi mena! Devi stare calmo, porco Dio! Hai rotto le palle! No, ma è un sacco di merda, sto tizio! Ma ha rotto i coglioni! Bene. Basta fare bla bla. Ora smetto di parlare. Ora si uccide. Sotto il cazzo. Voi sgherri della morte. Non è che ho rispeccato Emily e tutti i boss sono diventati così adesso, no? No, no, vabbè, brothers, però veramente! Comunque lui in realtà viene inabissito, Non è vero che mi hai colpito, non è vero. Vabbè, capo, dai. Va bene, dai. Lui in realtà si inabissa, Cioè lui cede al vuoto a piacimento, tipo. È impossibile fare 2 hit su di lui, Se ce la fai, vinci il platino a fare 2 colpi di fila a lui, Io vinco platino, te? Questa cosa del calcio mi manda fuori testa. Non è tanto il perché mi fa il danno, ma il come che mi dà fastidio. Occhi rossi, MacGyver, hai rotto le palle, non mi puoi colpire.
Oh, porta pazienza se... Merda, volevo dire ti colpisco, ma... Con quella spallata lui si teletrasporta, eh. Cioè, lui veramente, lui è... Ma il tipo diventa 300% più veloce. Porcaccio Dio, facciamo fatica pure con le piromanzie con questo. Grazie, Vailaz, grazie per il mezzo anno. Bentornato nel canale. Sai cosa mi dà fastidio? È che... Cioè, io sono inalberato. Perché lui si sta intraponendo. È giusto intraponendo? Tra... me e le risposte di questo posto. È questo che mi dà un botto fastidio. Lui mi sta impedendo la conoscenza. Non so se è giusto intraponendo, però mi sembra o sia intraponendo una parola molto simile a questa. Dai, basta, famo focus, dai. Dai. Non colpirmi! No, bro, dai! Non è possibile che mi abbia preso! Mannaggia la puttana! Cioè, c'ha le dita prensili, c'ha! Ci mette 3-7 giorni a colpire Tappada! Grazie Thousand Tales per gli 11 mesi, bentornato nel canale. No. Sai qual è il fatto? È che io ho la vita giusta per tankare due hit. Io quindi quando ne prendo uno sono obbligato a curarmi. Avrei la soluzione in realtà. Oh, la soluzione! Thousand people, it's Paul in my name. Ho dell'idea che il respec qui abbia fatto dei danni, eh. Ma non importa. Le soluzioni sono due: o ucciderlo molto velocemente, o non venire mai colpiti, o avere più vita. Nel puzzo! Te l'aspettavi, Gundir il coglione! Gundir lo spacciatore di metanfetamina! Non so se lo sai, ma la brace rende anche più bravo il sottoscritto a rollare. Che cazzo di danno, brother. È un teleport, Bro, è un teleport. È un teleport alla spallata che... Rollare subito! Pensavo fosse la doppia spadata. Gundir il cacciacazzi. Eccoci qua. E mo trova il tempo di curarti che sta tutto rosso, Eccoci. Io ti spacco il culo, te? Uguale in realtà. Eccolo qua. No, non puoi fare una mossa e poi decidere di farne un'altra!
Hai castato lanciafiamme, ti tieni lanciafiamme. Basta, dammi un ti giuro, un quarto di millesimo di secondo mi basta. Mi serve 20.000 di tempra. Eccoci, calcio per terra. Eccoci, la morte è di Guerrero, ragazzi, porco Dio. So come non mi abbia colpito, ragazzi, sarò onesto con voi. Ma è tipo una torretta! Ma che è diventato un picchiaduro, eh! Ma è pazzo sto tizio! Cioè non è umano, bro, non è umano. Ma non è umano. Mannaggia la puttana di quella schifosa della Madonna, non è umano lui, bro. Tu di ragazza il cazzo non è umano, sarà un non morto. Rido in Dark Souls gags. È troppo veloce. Ma io sono Master Roller. Forse un po' troppo anche. Io sono Master Roller. Eppure lui è proprio forte. Non ti fa respirare. Mara, non mi dà nembana. Non è volta a caso. Forse serve la canzone di Grimbaud, ecco. Morirò fra un secondo visto che l'ho cantato. È stratardivo sto attacco. E questo invece è straveloce. Però li fai lo stesso modo, coglione. Non mi prenderai. E invece mi ha preso. Guarda, guarda come mi ha preso. Tanto che hai fatto male questo gioco di merda. Bro, siamo incastrati. Bro, bro, letteralmente. Letteralmente. È tutto buggato. Non, non. Ma che vuol dire? Morto di telecamera sono qua. Cioè, vi rendete conto che io ho spammato cerchio da quando ero per terra e non riuscivo ad alzarmi? Cioè, lui mi ha colpito e mi ha ucciso. Il suo danno è stato ti one shot, perché io ero per terra e non potevo più alzarmi. Bro, sta spada è una merda. Io lo ucciderò più facilmente con la spada. Non ho la destrezza per colpirlo per usare la spada di Iratil. Ti rendi conto? Voglio vedere. Gli faccio di mannaia. Ci metterò il triplo degli dei danni. Grazie Matt per il quarto mese, si va a letto. Porco Dio. Oh, poli, poli, poli. No, mi sa che è una pessima idea. Fa veramente poco, Fa veramente, veramente poco. Adesso non ho un'arma. Dovremmo riuscire a trovare il tempo di equipaggiare il randellone. Devi da... Oh, veramente. Pausa. Bene. Si va a letto. Thank you.
dove cazzo l'ha tirato quel calcio? Fossi stato nelle hitbox, ma schifoso della Madonna troia. Perché non cura? No. Cioè, no ragazzi. No ragazzi. Non è, no, 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 no raga. No raga. Ragazzi, avete visto cosa è successo? Io non ero morto quando mi ha lanciato in aria. Io non ero morto quando mi ha lanciato in aria. Ma porco Dio, ma è Tekken? Cioè, mentre io ero in aria, lui ha tirato un calcio, è Tekken. Bro, è Tekken. È Tekken. Mentre uno in aria puoi colpirlo, top. È Tekken. Vabbè, ci sta, eh. No, l'importante è sapere che io non mi curerò mai, perché tanto, nel senso, avere metà vita significa essere morti, quindi è inutile curarsi. Che tanto mi fai la full combo e muoio lo stesso, ci sto. Bro, ma te, Dio Cam, te che, cioè, c'è una roba che si dovrebbe chiamare, ti ho appena spaccato il culo, ti ho fatto l'80% di vita, ti lascio, non tanto, 1.2 millesimi di secondo per alzarti in piedi e poi morire. No, in questo caso tu muori mentre stai morendo. È una combo pazzesca se ci riflettiamo attentamente, madonna puttana! Devi farti i cazzi tuoi! Ti devi fare i cazzi tuoi mentre io prendo le mie anime! Perché io queste anime le avrò sempre! Boh, adesso io ti sto attaccato all'ano, Dio cane, ti entro negli stivali! Ho un serpente nello stivale! Comunque lui è veramente un combattente serio, cioè. Ci sto. Ci sto. Facile curarsi adesso. Adesso. È la prova chiave adesso. Oh! Senza un lamento, eh? Fanno male i cazzotti sbagliati, eh? C'è tempo di curarsi. Non c'è tempo di curarsi. Non c'è tempo di curarsi. Non hai tempo di usare. Cioè, io lì ho premuto, io ve lo giuro. Io ho premuto subito la pozza, ve lo giuro, ma con una velocità che non... Voi non potete capire quanto veloce io desideravo di bere tale Estus proveniente in quella fiaschetta. Con una velocità
oserei dire, estemporanea. Eppure lui ha detto, no, tu qui non lo potrai fare. Tu qui devi sperare di capire la mia mossa e schivarla. Forlon. Immagino abbia detto anche Forlon alla fine, sì. Abbia detto Forlon, perché lui sa chi sono io. Ma la domanda è, io so chi è lui? E di base no. In realtà no, cioè io so che lui l'ho già ucciso, eppure lui è ancora vivo, quindi qua è tutto strano, forse c'è un mondo parallelo dove c'è ancora vivo Quinn, quindi, eh? C'è il mondo dell'oltretomba, il sottosopra. Eh? C'è il mondo sibaritico, forse. Bene, ci sto. Oh, non mi ha colpito perché ero più basso. Forlon il nano, eh? Oddio. Oddio, questa mossa è sempre molto forte, cazzo. Nonché la mia preferita, cara. Sei un degno avversario, se ti fa piacere, però, eh? Però, ragazzi, un pochino meno il cazzo, non è che sarebbe una brutta idea, eh? Purtroppo... Oh, mio Dio, curati, mo? Mattia, trova il posto di curarti adesso? Mo so cazzi tuoi, Mattia, eh? Un piccolo cazzotto in bocca. Di Cristo. Solenne fu la cura. Porca maiala, pensavo facesse un'altra mossa, ragazzi. No, 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 non ora, ma non ora. Stai facendo un'altra mossa, comunque, secondo me. Non staremo qui a sindacare, Undir. No, lui corre, mo. No, quello è il calcio, ma non è calcio e corsa. È quadrato, quadrato, triangolo, ma non è triangolo, triangolo, quadrato. Non mi puoi fare la mossa. Fighting for your life. Non fare il potol. Ecco cosa mi fotte a me! È questo che non capisco, che quando lui fa una mossa da lontano non è una mossa buttata a cazzo perché è coglione. Vabbè, la combo calcio in bocca di Eddie Guerrero, veramente. Lui in realtà fa dashing to run. Adesso l'ho compreso. No. Spiegami questa, capo. Cazzo, se li colpivo mi sa che perdeva l'equilibrio, eh. Non è fallimentare questa cosa. Ciao. È il giorno che la so schivare. È il giorno che lo uccido. È letteralmente quello che stavo dicendo. Effettivamente l'ho schivata e quindi ho vinto. 60.000 anime. Ho capito. Ho capito. Oh, Poli, Poli, Poli! Capito. Quindi ora Forlon è il campione. Un tempo un campione arrivò tardi alle feste. E trovò ad accogliere un santuario senza fuoco e una campana muta. Alle feste! Una campana muta, una campana senza il coso al centro. Fra un qualche mese c'è la... C'è la sagra a Valdagno, ma... Un santuario senza fuoco.
78.000 anime, lo so. Mi interessa un cazzo, perdiamole. Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, io parto un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione! Grazie Lordo per la gift, grazie mille caro, grazie a Differenzio per i 20 mesi, bentornato nel canale. Dio porco. Bruta brutta qua, eh. Io non capisco dove siamo. Io non capisco cos'è. Sto mondo è tipo un mondo parallelo, ma che cazzo è? Dai. Oddio, sono due, ho capito. Bro, ma questi qua non c'erano anche su Dark Souls 1 che proteggevano la fornace di Gwyn? Erano gli stessi. Porco Dio. Ma più danni questo che quell'altro, bro. Tipo, è come se questo fosse il posto. Come se qui la fiamma non fosse mai esistita. Però, no, se esiste la vita, esiste la fiamma. No, non può essere. Però sono duri, eh. Da lui è duro. Poi c'è un altro. Orco, non avevo tempra! Undertaker! 86.000 anime. No! Ce la stavo per fare, eh. Ce la stavo veramente per fare, ragazzi. Contro ogni aspettativa. Ma vai, questo è easy, questo è un coglione. Questo è un coglione. Fellow undeads, purtroppo ho una terribile notizia per voi quest'oggi. È morto Dada. Poli. C'era Tanja attivo, ragazzi. A posto. E grazie Mauri Natsuki. Sì, fa molto ridere. Vedete, amici di Polimapod. Grazie Mauri per i 10 mesi. Bentornato nel canale. Vogliamo fare uno 7 per Dada. Ha fatto molto ridere, devo dire. Ma è il giorno in cui Dada morirà veramente. Lo ricorderemo col sorriso. Oh oh. Ho visto. Del caos. Qua noi avevamo trovato la lama del maestro. Vi ricordate che ci ho fatto anche il reel? Che ho fatto la gag che questo era
su Sbaku. Però lì aveva una vesti del maestro, però non aveva la lama del... Nah! Non fare mosse avventate. 84.000 anime. Ma poi non c'è soundtrack. Animo di un cavaliere scoraggiato. Non c'è niente, cioè è proprio di proposito il vuoto. Buon'anima lui, eh. Qua c'è un cane. Non in questa, non in questo mondo. Vorrei prenderla quella roba lì, però attenzione. Facciamo una bella cosa prima. Non è che magari qua dentro c'è un falò? No, perché ha detto che ha trovato un santuario senza fuoco. Oh oh. Ma dove cazzo siamo? Che cazzo è? La vecchia. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Oh, Polly, Polly, Polly! Innanzitutto, alta sacerdotessa è uno dei tre. Uno dei tre pilastri è l'alta sacerdotessa. Ne ho due, il cavaliere e l'alta sacerdotessa, me ne manca uno. Cerdotessa. Me ne manca uno. È questa? Ma siamo nell'abisso. Non capisco, Dio buono, non capisco. Elmo di un cavaliere corrotto dall'oscurità dell'abisso. Un cavaliere sconfitto lasciò in eredità il sangue di lupo e una missione. La legione dei non morti di Farron nacque per assolvere questo compito. Quindi la missione era quella di scacciare l'abisso, no? E di combatterlo, l'abisso, no? E la legione di Farron, l'avevo vista giusta, è tipo la sua eredità, no? Cioè lui, Artorias, ha iniziato questa missione, ma poi l'ha fatta continuare da altri.
Cioè l'ha fatta l'eredità è quella. Infatti sono... è tutto distrutto, è la sua armatura. Porco Dio. E fin qua va bene. Tarry not for long. Tis dark for now, and not a soul stirs. But remember, fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. Chi? Il fuoco si spegne in silenzio? Potrebbe essere troppo tardi? Per sfuggire alla stretta della maledizione? Non indugiare. Se non ricorda però, è nel silenzio che si spengono i fuochi. Forse sei già in gabbia. Questo è il santuario del fuoco. Se la campana del risveglio non fosse suonata. E come ogni zona, ci sono sti cazzo di cavalieri. Anche nel... ah, quella volta su DS1 che tornavo alla... non indugiare. Come quella volta su Dark Souls 1 c'erano sti cazzo di cavalieri che quando io sono tornato nella zona del tutorial, c'erano i cavalieri. Lui ha detto che c'era una campana silente. Lui ha detto, c'è una campana silente, una campana sorda, una campana sorda. Questo è il mondo se non fosse mai suonata la campana. E quindi non c'è il cielo, non c'è niente, no? Io mi chiedo. Ma puttana merda. Primo perché era dietro a Ocelot, cioè dietro a Oseiroth. Perché era dietro a Oseiroth? Uno. Due. Cioè perché esiste sto posto? Cioè cosa serve? Come collego il fatto che se non fosse mai suonata la campana, grazie al cazzo, non sarebbe mai andato bene niente? È per farmi vedere l'altra faccia della medaglia? Ma soprattutto perché lei è viva? Per quale cazzo di motivo lei è viva? Cioè, come fa? Perché è un'ancella lei, quindi non è un essere umano, tipo. Ma Dio, ma che cazzo significa? Perché qui lui è morto? Cioè lui non muore dopo milioni di anni tra Dark Souls 1 e 3? E invece se la campana non fosse mai suonata lui è morto. Non ha senso. Ci sarà qualcuno dei miei qua? Ammetto che se qua ci fosse stato Orbrek mi sarei cagato addosso. Sarei tanto cagato addosso. Qua c'è Yuria. Ma non è lo stesso posto.
Oddio. Ma vaffanculo. Era più corta il corridoio. No! Mi sembrava più corto il corridoio, che non c'erano le radici su sto muro. Perché ho detto, di là sono arrivato fino in fondo e c'era tutto. Ho detto, ma qua, porco Dio, non c'è un cazzo. Occhi della guardiana. Oh cazzo. Oh cazzo. E questo io che cazzo scrivo io? Si dice che appartengono alla prima guardiana del fuoco e siano la luce perduta da tutte le guardiane del fuoco successive. Sì, qua nella versione parallela del mondo, qui c'è la tizia cieca dei miracoli. Svelano alle guardiane del fuoco cieche cose che non dovrebbero mai vedere. Perché dove c'è la tizia cieca, cioè non vedente, usiamo questo termine, bro, chi c'è in cima alla campana allora? E chi c'è in cima qua? Anzi, well, what can this old... Per sfuggire alla maledizione, è nel silenzio che si spengono i fuochi. Cioè, sta frase qua è tipo assurda, ma non vuol dire niente. È nel silenzio che si spengono i fuochi. Ma se qui non è... Se in questo mondo parallelo non è mai stata ravvivata la fiamma, non c'è un fuoco da spegnere. Vorrebbe ridere se ci fosse Patches qua, eh? Vorrebbe tanto ridere se ci fosse Patches. Ti prego, apriti. No. Porco Dio. Puttana merda. Oh, Poli. Dai, ti prego. No, non mi puoi lasciare così, zi. Cioè, per l'amor del cielo. No, non mi puoi lasciare cazzo così, dai. Come quella ragazza in gabbia. C'è una ragazza in gabbia, ma non so dove cazzo sia. Grazie Bari per i 7 mesi, bentornato Grode, grazie a Guzzatore per i 10. Un bacione monda piromante a Papa Francesco. Incazzate un attimo. Non mi puoi dare, cioè non mi puoi lasciare così, per l'amor della Madonna di Dio. Dai, c'è un modo per andare su lì. Ci deve essere un modo per andare su lì. Non ci posso credere che non c'è. Non è fisicamente possibile che non ci sia, Dio buono. C'è una ragazza come quella ragazza in gabbia. La vecchia la vede, sta cazzo di ragazza. Uno dei cavalieri. Charan. Potenzi gli attacchi critici. Ragazzi, non è... c'è qualcosa che mi sfugge. Non è possibile che sia finito qui.
Qui c'è la scaletta di solito, ma qui non c'è, vedi? E questa non si può aprire. Dio. No, impazzisco, zie. Impazzisco se qua non sto vedendo qualcosa e no, impazzisco, trovo che è importante. No, mi incazzo, ci deve essere qualcosa. Ma se io leggo il dietro dei troni? Però vedi, qua c'è... non capisco un cazzo. E lui non c'è. La prima volta che lui non c'è, eh. Ah, raga, non me ne vado da qua finché non mi cioè mi mancano degli elementi. Accosto a prendere spadate ogni muro esistente. E lo sapete che lo faccio? Mi manca qualcosa. Sì, mi manca qualcosa, non riesco a capire. Devo trovare sta ragazza in gabbia. Come quella ragazza. Però forse la vecchia da lì la vede? No, zia, in cima là. Perché è là in cima che ho trovato l'anima della tizia. Ma ci sono già stato io qua. Io speravo che fosse un passo in avanti. Ma che cazzo serve? Ma che cazzo serve? Che minchia serve? Una ragazza in gabbia. Well, that to skirt the tyrant is dark fun or like the poor girl. Come quella povera ragazza. Ma sai qual è il fatto? È che cioè alcune zone sono proprio chiuse. Io non ho modo di accedere ai piani superiori. A lei è morta, però. Porco Dio, me gli hanno proprio cavato gli occhi. Basterebbe tornare all'altare, dare gli occhi a, penso alla tizia dei miracoli, e vedere che succede. Però zi, come, forse quella povera ragazza intende quella lì di cui ho raccolto gli occhi. Quindi lei ti dice c'è una ragazza, ma è quella che è già morta. La cosa che io vado fuori di testa qua è...
È questo. Sì, perché io non posso andare in cima là. Porco Dio, no, no, damn, sta roba qua mi manda in bestia. Non si può, zi. È ridicolo che non si possa, eh. Quindi lui intendeva, cioè lui la vecchia intendeva, sei rimasto in gabbia come quella povera ragazza. Quindi è finito così. Dai gli occhi alla tizia. No. Che sia lei quella che poi ti legge sti tomi? Acquisendo gli occhi? Quello che non dovrebbe vedere. Ah, io so che non so minimamente, cioè non ho veramente voglia di mettermi a cercare ogni singolo muro. Well, Vartex, what can this... Lei dice, per sfuggire la stretta della maledizione, non indugiare. È buio ora, non si muove un'anima. Ricorda però, è nel silenzio che si spengono i fuochi. Forse c'è già in gabbia. Quindi si è già spento il tuo fuoco, inteso come la vita? Forse è questa la lettura che intende lei? Come quella povera ragazza che è morta, che lei ha visto, a cui sono stati cavati gli occhi. Può essere. Può darsi che intenda quella. E perché non mi fai vedere la campana sorda? Perché non mi fai vedere la campana sorda? Faccio una domanda, giusto per capire quanto tempo perdere. Io posso tornarci qui? Cioè, so che ho sbloccato il falò. Lo so che ho sbloccato il falò. Ma posso tornarci qui? Falò e corri qui. Ok. Ok. E allora? Io adesso voglio fare una cosa. Innanzitutto mi sto pisciando addosso. Voglio tornare al santuario nostro, cioè quello originale. Vedere cosa mi danno sti occhi. E vedere se ci sono con la luce... delle strade alternative, ok? Tipo delle vie alternative per salire su là. Vado a fare la pipì, arrivo. Sono Poli. Ma Paolo, ti stai mangiando il mio pollo, figlio di puttana! Ma che bastardo! Vado a mettere il microonde, così me lo mangio dopo. Ma che merda, il gatto!
Allora, andiamo. Jacopo, grazie mille per il sesto mese, bentornato nel canale, Jacopone. Sai che bello se adesso mi teletrasporto qui? Teoricamente mi sono teletrasportato qui, quindi in realtà niente di assurdo, eh. Welcome home, speak. Ah. Very well. Then take Nari. Interessante. Ma voglio leggere una roba. Molto bene. Tocca l'oscurità dentro di me. Nutriti di queste anime senza padrone. Non c'è più niente, stupido gatto. È vero che lei è senza... È vero che lei è senza occhi. Ashen One, are these... Are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Ashen One, my thanks for the eyes thou'st given. But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? Merda! Allora. Zio, io rimango coerente. Un mondo di orrendi tradimenti. È questo che vuoi? Cioè, lei ha visto un mondo senza fuoco. Che è quello? È quello dove ero poco fa io, il mondo senza fuoco. Quello è il mondo senza fuoco, dove la campana non suona. Dove non viene chiamata a raccolta il bisogno di dover di nuovo ravvivare la fiamma. Quindi... Sì, io voglio quello. E togli la benzina, no? È quello che ho detto tipo due episodi fa. Togliere benzina. Togliere combustibile. Però sono due cose diverse, perché quello che avevo detto l'altra volta era un po' diverso, perché questo è un mondo senza fuoco, e l'altro era un mondo dove lo togli il fuoco. Però ragazzi, io non posso non sapere che cosa mi cambia il desidera un mondo privo di fuoco. Cioè io non posso, cioè io anche se fossi contrario, io alla domanda di lei che cambia la musica eccetera, io devo premere di sì. Io devo sapere, cioè io zisso deva, io devo saperlo, non me ne frega un cazzo. Quindi sì, sorella.
Of course. I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame. Bro? Until the day of thy grand betrayal. Fino al giorno del tuo grande tradimento. Che cazzo è il grande tradimento? Quando io decido invece di ravvivare la fiamma. È l'unico tradimento che mi viene in mente. Ah, non preoccuparti, non si capisce un cazzo da tre titoli, sorella, vai tranquilla. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Oh, Poli, Poli, Poli! Questo Gianmarco tocco di merda. Se dovessi cambiare idea. And strip these eyes from my person. I will return as the firekeeper I once was. As it has always been. Merda, cioè io posso reversare la cosa. Io desidero un mondo senza fiamma, quindi lei si occuperà di togliere la fiamma. E il mio tradimento sarà se decido di cambiare idea. Desidero un mondo, io ti servo. E visto che ti servo, io non lo voglio. Io voglio il mondo senza fiamma. Cioè io questo dico. Cioè a me va bene non ucciderti, sorella, perché quello che io ti ho detto che desidero è ciò che voglio veramente. Cioè top. Non ti tradi. Il problema è che non capisco la frase fino al tuo grande tradimento. Io non la voglio tradire, cioè io gli ho detto, no sorella, cioè, voglio questo, non ti tradirò, nel senso. Uccidimi e strappa gli occhi. Qualcuno l'ha uccisa nel mondo senza... Qualcuno l'ha tradita nel mondo senza fuoco. Qualcuno l'ha uccisa e le ha strappato gli occhi nel mondo senza fuoco. Perché lei gli ha detto uccidimi e strappami gli occhi e si va a letto. Quindi qualcuno, o lei è morta perché non essendoci il fuoco non è mai io quello che io desidero un mondo senza fiamma. Mondo senza fiamma significa che non verrà vincolato il fuoco, giusto? Bene. Non verrà vincolato il fuoco. Io desidero questo, un mondo senza fuoco. Bon. Lei mi dice: top capo, ci penso io.
te fatti le tue quest. Ci penso io al mondo senza fuoco. Fino al giorno del tradimento. E il tradimento è rispetto a ciò che le ho detto io. Cioè il tradimento è nel momento in cui io le dico: no, in realtà desidero un mondo con il fuoco, quindi lo vincolo. Quindi vincolare il fuoco è il tradimento verso di lei. Ma io non voglio che accada questo. Quindi io lei non l'ammazzo. Lei si occupa di spegnere il fuoco, io mi occupo dei signori, e alla fine Dark Souls 3 finisce tutto. Ok. Ora mi devi fare questa cosa qui. Ok. Sì, adesso torno di là. Un cazzo, raga, cioè è nello stesso posto. È nello stesso posto. Ma che vuol dire? È nello stesso posto. Che, cioè, parliamoci chiaro. Ci sta, che siano allo stesso posto. Quello che dico io è proprio... cioè, non riesco a capire se... questo posto è prima... se questo posto è un'alternativa... è questo che non comprendo. Che sia prima... che sia... porco Dio. Quindi teoricamente è questo il vero posto. Cioè il vero altare del vincolo è questo. Prima che si accendesse un fuoco. Vabbè, non c'è un cazzo qua, bro. È inutile che io speri di comprendere qualcosa in più. Io l'unica roba che non capisco è perché. Cioè, vabbè, lei è viva perché non c'è, Andrea è morto perché è un coglione, boh. Quello che non capisco è il perché, cioè... perché... e qua non ci sarà niente, no? Perché... fa ridere perché l'altare del vincolo è questo. Perché? Cioè, già quando sarei arrivato alla fiamma finale, chiamiamola così, all'ultima fiamma. Welcome home, speak. Ashen one, kill me. I was it. Farewell, capito? Nel momento in cui io arriverò al boss finale, apparirà il fuocherello, io lo premo. Io lì non l'avrei premuto, avrei scritto di no. Per quello che mi sono fatto dire da Yuria, avrei detto no, non vincolo io. Tolgo tutto e si spegne il mondo e moriamo tutti, coglioni. Tutti quanti, così se muoio io muore il bene, muore il male. Bene. Perché adesso lo stesso esito glielo ho detto a lei? Cioè, che siano due robe diverse? Ma soprattutto, che cazzo me ne faccio di questa roba qua? Dio cane, me la stavo dimenticando. Questa... oh, ho un'idea. Se vado in cima a questa campana... comunque è assurdo che sia cambiata la host perché è assurda. Se vado in cima a questa campana... oh, mannaggia la madonna. A me è di qua ora che ci penso. Dove cazzo? Oh, muoversi! Com'è?
Ma guarda te. Cima qua non ci sarà una sega di niente. Perché io non mi posso portare appresso una scala di là nel mondo? Nel mondo dei matti? Non esiste la scala nel mondo dei matti? Ma quella di Dark Souls 2 mi serve. Bella raga. Erdadone. Erdadone. Niente. Hai capito? Lei? È la guardiana. È quella che è morta anche di là. Quindi l'altro posto è semplicemente il passato. L'altro posto è il passato. Prima che suonassero le campane. E perché io posso visitare il passato? Dio boia di Dio. Sta cosa non la capisco. Cioè, o è il passato o è un'alternativa. Sto capendo veramente, raga, cioè, se ero convinto di aver capito delle cose, io vi garantisco che dopo oggi ho perso tutto, eh. Bella, però non sono più un tuo adepto. E questa? Oh, Champion, do you wish to hear it? Oh, you've brought me a Braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. Mm. What fun we will have. Mm. questa l'ho già letta. Voto del silenzio già letta. Seconda morte. Chiesa di Londor già letta. Sì. Pozione profondo, potenza leggermente l'attacco. Assorbimento di danni. Anticamente le profondità erano un sacro luogo di pace, ma col tempo le creature vi si annidarono. Sette infestazioni in profondità non... Ah, vabbè, erosione già vista. You know, in my home of Karim, I was... Ah sì, le storie, dai. Quindi, con questa musica, io ho probabilmente cambiato il finale. Oh, Poli, Poli, Poli! Probabilmente sì. Ho probabilmente cambiato il finale. Jacopo, grazie per il mezzo anno assieme, bentornato nel canale. Hugh, grazie per i 20. Scoprire testa quadra sembra proprio ieri. Sappi che l'anno prossimo avrai un figlio e farai il mammo a tempo pieno. Stream su come tirare... No, grazie caro, bentornato nel canale. Un bacione mastodontico. Grazie Breaken per gli 11 mesi, bentornato nel canale, amore mio. Thank you so much. Grazie a Gioco per i 20 mesi, come gli anni di Cristo. Bentornato, caro, Thank you so much. Vabbè, raga, andiamo avanti. Cioè, andiamo avanti e... C'ho da fare queste.
La prigione di Irithyll. Oh, Poli, Poli, Poli. Prigione, dai. Grazie gioco, grazie Bombe per i 4 mesi. Bentornato Bombe. Thank you so much, capo. Annuncio ritardo. Il treno dell'hype arriverà in ritardo a causa dei numerosi ritardi precedenti. Ci scusiamo per il disagio e per il ritardo. Ciuf ciuf. Tombe dimenticate. Oh, Poli, Poli, Poli. Sto cercando dove ho messo la pagina delle tombe dimenticate, ma non la trovo. Oh, Poli, Poli, Poli. Mi sa che non l'ho. No, delle tombe dimenticate della prigione, ma vabbè, sti cazzi. Quindi nelle tombe dimenticate io scrivo passato, futuro, alternativa. Boh. Prigioni. Prigioni. Let's go.